In arrivo 3.750.000 euro per l'ammodernamento delle aziende agricole, aperto il bando provinciale per la richiesta di contributi per gli anni 2012 e 2013, prima scadenza 30 settembre. Si terrà venerdì 2 settembre dalle ore 18 in Piazza Manara a Borgotaro la prima festa dei giovani democratici Alta Valtaro che recentemente hanno fondato un proprio circolo. Il Comitato di Distretto Sanitario Valli Taro e Ceno ha approvato nella seduta di ieri pomeriggio il nuovo progetto Brunelli, un traguardo di cui Ausle e Comune di Borgotaro vanno fieri. L'avventura Miss Italia di Veronica Ruggeri si è fermata alle prefinali di Montecatini. La bella albaretese infatti non è stata ammessa alla finalissima, ma dice lei sono già felicissima così. Con lo spettacolo E sempre allegri bisogna stare si sono conclusi a Borgotaro i mercoledì di Casa Molinari organizzati dalla comunità parrocchiale di Sant'Antonino. Anche quest'anno la parrocchia di Berceto ha festeggiato San Genesio, protettore tra l'altro dei bambini che hanno ricevuto in Duomo la benedizione ed uno speciale filo rosso. Telespettatori di RTA, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale. Ci sono buone notizie per le aziende agricole, 3.750.000 euro in arrivo per il loro ammodernamento. È stato aperto infatti il bando provinciale per la richiesta di contributi per gli anni 2012 e 2013, la prima scadenza il prossimo 30 settembre. Sentiamo i dettagli nel servizio. Ridurre i costi di produzione, aumentare il valore dei prodotti potenziandone la qualità, favorire la trasformazione diretta e la commercializzazione, migliorare le condizioni di lavoro, gli standard di sicurezza, le condizioni igienico-sanitarie delle aziende agricole del territorio. Questi gli obiettivi del bando della misura 121 del programma rurale integrato provinciale approvato dalla giunta provinciale che mette a disposizione degli imprenditori agricoli del territorio 3.750.000 euro suddivisi nelle annualità 2012-2013 per incentivare interventi di ammodernamento delle aziende, favorendone in particolare il processo di innovazione tecnologica. Sono finanziamenti importanti per le aziende agricole del nostro territorio. L'ammodernamento è infatti un aspetto fondamentale per difendere il mondo agricolo e permettere alle aziende di crescere diventando più competitive in un mercato sempre più complesso e difficile, afferma il vicepresidente dell'ente di Piazzale della Pace, Pierluigi Ferrari. Salvaguardare l'agricoltura significa salvaguardare l'alimentazione e quindi uno dei tratti caratterizzanti del nostro territorio. Ecco perché lo sforzo è grande da parte degli enti preposti in piena sinergia col mondo agricolo. Le spese ammissibili al finanziamento riguardano la costruzione e le ristrutturazioni di beni immobili, l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, l'acquisto di software, la creazione di siti internet, gli onorari per professionisti ed altro ancora. I contributi concedibili sono in conto capitale e sono compresi tra il 35 e il 50% della spesa ammessa a seconda del tipo di investimento, del beneficiario e del territorio e, nel caso di interventi per energia da fonti rinnovabili, pari al 20%. Le domande di contributo possono essere presentate fino al 28 febbraio 2013. Le domande saranno istruite dalla provincia o dalla comunità montana competente per territorio per verificare il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, nonché l'ammissibilità degli investimenti proposti, la definizione del contributo o l'attribuzione del punteggio di merito. Dopo l'istruttoria le domande saranno poste in graduatoria secondo questa tempistica. Entro il 15 febbraio 2012 domande presentate entro il 30 settembre di quest'anno, entro il 31 luglio 2012 quelle presentate entro il 29 febbraio 2012, entro il 15 febbraio 2013 quelle presentate entro il 1 ottobre 2012, entro il 31 luglio 2013 quelle presentate entro il 28 febbraio 2013. Alla Festa Democratica Ravadese nello spazio Dibattiti, venerdì prossimo 2 settembre, si tratterà il tema La scuola ci sta a cuore. Alle 17.30 si parlerà di formazione professionale come strumento per valorizzare il capitale umano, presentazione delle linee guida della legge regionale che disciplina il sistema regionale dell'istruzione e della formazione professionale. Interverranno Giuseppe Pagani, presidente della Commissione Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro e Sport,
Sport della Regione, Manuela Moretti, assessore provinciale formazione politiche attive del lavoro, e il consigliere regionale Gabriele Ferrari. Alle 18.30 invece si parlerà di un altro argomento sempre inerente alla scuola, l'inizio del nuovo anno scolastico, tra diritti negati all'istruzione dai tagli del governo, dalle scelte dell'amministrazione locale e volontà di progettare il futuro. La conclusione di questo pomeriggio sarà curata dalla senatrice del PD Albertina Soliani. E a proposito di Partito Democratico, è stato fondato da pochissimo il circolo GD Valtaro, che raggruppa i giovani democratici dei paesi della Valtaro. Un appuntamento, il primo, per farsi conoscere, è stato organizzato venerdì prossimo in Piazza Manara. Sentiamo. Primo incontro pubblico dopo il congresso di fondazione per il circolo Giovani Democratici Valtaro. La festa in Piazza Manara, in programma per venerdì 2 settembre, sarà un evento che unirà momenti di riflessione a momenti conviviali e di divertimento, con l'intento di coinvolgere la popolazione, giovani in primis, presentandosi ed iniziando, l'auspicio è questo, insieme un discorso. Alle ore 18 presso la piazzetta La Quara avremo un momento di incontro e di riflessione in cui potrebbe prendere parte un nostro esponente di spicco a livello nazionale. In queste ore dovrebbe arrivare la conferma della sua presenza. Successivamente alle 19.30 sotto i portici del comune ci sarà la cena fish and chips a base di fritto misto e di patatine fritte, e poi successivamente alle 21.30 concluderemo la serata con la musica del DJ Zappa. La festa sarà un momento di divertimento e contemporaneamente di discussione che vogliamo utilizzare per farci conoscere dalla popolazione della valle, in particolar modo ai giovani, e continuare iniziando da venerdì 2 settembre con una serie di incontri periodici di discussione e anche di divertimento, come sarà la festa, che con cadenza periodica cercheremo di portare avanti per farci sempre più conoscere, per proporre, per allargare il gruppo, per interessare sempre più persone, il maggior numero di persone possibili. Quindi vi aspettiamo tutti alla festa, numerosi, per discutere e divertirsi. Restiamo a Borgotaro, dove il primo cittadino Diego Rossi ha convocato per venerdì 2 settembre alle ore 21 il Consiglio Comunale. Sono quattro i punti in discussione. Si discuterà dell'atto di indirizzo e fondamentale in ordine alle modalità di realizzazione e gestione del servizio della mensa, refezione scolastiche per nido d'infanzia, scuole dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado con sezioni del capoluogo e di San Rocco, e poi seguiranno alcune comunicazioni del sindaco con interrogazioni, interpellanze e mozioni. E ora lo spazio AUSL informa. Si è riunito ieri pomeriggio nella sala riunioni della comunità montana il comitato sanitario distretto Valli, Taro e Ceno. Diversi punti all'ordine del giorno. Quello che sicuramente ha occupato però più tempo del dibattito è stato quello che riguarda il nuovo progetto Brunelli. Sentiamo. Numerosi i punti trattati in occasione della convocazione del comitato di distretto Valli, Taro e Ceno. Nella sala riunioni della comunità montana, lo scorso 30 agosto, si sono infatti affrontati diversi temi che riguardano i cittadini e la sanità. Tra le proposte, degna di rilevanza è sicuramente l'approvazione del nuovo progetto Brunelli, traguardo rispetto al quale si dice essere particolarmente fiera l'amministrazione comunale di Borgotaro. Oggi il comitato di distretto ha approvato un punto estremamente importante per tutta l'Alta Valle, per tutta la Valle del Taro, ma in particolare credo anche per il comune di Borgotaro, relativa al progetto della realizzazione di una nuova struttura che andrà ad ospitare i ragazzi portatori di handicap che oggi lavorano, vengono ospitati presso l'ex scuola di Brunelli. Ecco, è un progetto su cui l'amministrazione comunale di Borgotaro
sta lavorando da almeno un paio d'anni, su cui abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione per 200.000 euro e che alla fine del 2010 abbiamo completato dal punto di vista del quadro finanziario. Oggi abbiamo ottenuto l'approvazione di quello che è il piano di gestione che la nuova struttura andrà a realizzare, e quindi un ulteriore passo verso la piena realizzazione, la piena partenza per la realizzazione di questa nuova struttura che, come negli obiettivi che ci eravamo dati, andrà a vedersi realizzata in centro storico, quindi nel pieno centro di Borgotaro, una nuova struttura nel verde, in una posizione estremamente tranquilla, vicino alla pista ciclabile, che avrà anche molti metri quadri in più a disposizione di questi ragazzi, quindi la possibilità di vederli maggiormente integrati nella vita del paese e in uno spazio completamente dedicato, nuovo, che quindi prosegue nel suo iter e che contiamo di veder realizzato entro l'estate dell'anno prossimo. L'approvazione della programmazione dei servizi residenziali e semiresidenziali per i disabili, oltre al trasferimento del centro da località Brunelli al capoluogo, prevede inoltre una trasformazione degli spazi fino ad oggi utilizzati. In particolare si prevede la modifica del numero dei posti dal punto di vista semiresidenziale, quindi utilizzati come centro diurno, in quanto ad oggi degli 8 posti presenti l'utenza che affluisce al centro è di 11 ragazzi, quindi si riteneva opportuno dare una risposta più adeguata alle necessità, sulla scorta anche di una diminuzione dei posti letto che di centro diurno, che riguardava un altro centro semiresidenziale che risultava essere sottoutilizzato. E oltretutto si è anche effettuata una variazione dei due posti ad oggi destinati a struttura residenziale, che di fatto non rispondevano alle effettive necessità, e trasformandole in nuova progettualità rispetto ad esempio alla realizzazione di luoghi di uso aggregativo e di laboratori per i ragazzi che frequentano il centro, così come la possibilità di realizzare moduli abitativi che potrebbero affrontare eventuali situazioni d'emergenza per quanto riguarda appunto i minori disabili, laddove ce ne fosse necessità. Presentato all'ordine del giorno anche l'aggiornamento del percorso di accreditamento delle strutture sociosanitarie distrettuali, nonché lo stato di monitoraggio della zanzara tigre, la cui presenza, sebbene da tenere sotto controllo nei nostri comuni, non deve causare inutili allarmismi. Altro tema di rilevante interesse trattato dal Comitato di Distretto ha riguardato l'autocertificazione del reddito prevista per i nuovi ticket sanitari, visite ed esami, di cui vi riferiremo più ampiamente nel telegiornale di domani. Intanto però su questo argomento interviene l'onorevole dell'UDC Mauro Libè. La disciplina dei ticket sanitari della Regione Emilia-Romagna discrimina in modo inaccettabile, dice, le coppie sposate. Invitiamo il presidente Errani a rivedere la sua posizione ed il governo a intervenire, esercitando tutti i poteri di cui dispone per rimuovere una normativa contraria anche alla Costituzione. Da parte nostra ribadiamo il nostro impegno in difesa delle famiglie in ogni giunta dove siamo presenti. Ed è tutto per House L'Informa di questa settimana. Mancano davvero pochissimi giorni alla scadenza delle domande relative alle iscrizioni per l'ammissione al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2011-2012 per il Comune di Bedogni. I moduli per la compilazione delle domande sono disponibili presso l'ufficio segreteria comunale tutti i giorni dalle 8 alle 12.30. Vi dicevo che ormai siamo alla rascia finale, infatti le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 3 di settembre. Veronica Ruggeri l'abbiamo seguita e abbiamo fatto il tifo per lei e da quando ha partecipato quest'anno al primo concorso per raggiungere la finale di Miss Italia è stato un crescendo di successi. Veronica era tra le 200 finaliste, prefinaliste al concorso di Miss Italia Montecatini, purtroppo non sarà alla finalissima del 18 e 19 settembre, non è stata infatti scelta dalla giuria tecnica tra le 60 ragazze che appunto
daranno vita alle due serate in diretta TV su Rai 1, ma Veronica è già felicissima così perché ha già conquistato una fascia importante come quella di Miss e Parma, un traguardo che, dice lei per prima, non pensavo di riuscire a raggiungere. Si è fermata alle prefinali nazionali del concorso di Miss Italia l'avventura di Veronica Ruggeri. La bella valtarese, ventenne di Albareto, Miss Parma 2011, non è riuscita purtroppo ad entrare nella rosa delle 60 ragazze che il 18 e il 19 settembre cercheranno di ottenere la corona di più bella d'Italia. Ma per Veronica la delusione è davvero minima. La rossa, che ha conquistato tutte le giurie del concorso in Emilia-Romagna, ha infatti vissuto da sempre questa esperienza, consapevole del fatto che arrivare sino alla fine sarebbe stata dura. Ma lo spirito con cui selezione dopo selezione, corona dopo corona è giunta sino a Montecatini è sempre stato quello giusto. Vivere l'attimo, cogliere il momento, felice dei traguardi importanti ottenuti, ma senza dare nulla per scontato o acquisito. Tifando per lei, è logico, sarebbe piaciuto vederla là tra le 60 bellissime nell'Olimpo della beltà, ma nomi famosi del cinema e della moda ci insegnano che vincere non è poi così importante. Se si ha talento e potenzialità, si emerge lo stesso, prima o poi. Veronica è giovane, ma ha la testa sulle spalle, è riflessiva e determinata, doti che sicuramente l'aiuteranno qualsiasi strada decida di intraprendere, e non solo nel mondo dello spettacolo. Ambiva a divenire Miss Parma, non lo ha mai nascosto e ce l'ha fatta. Ora riparte da qui. Sono felicissima così, dice a poche ore dal verdetto, perché tutto quello che volevo l'ho ottenuto. Di certo non volevo diventare Miss Italia quando mi sono iscritta e mi è già sembrato un traguardo tanto importante arrivare tra le 200 di Montecatini. Non mancano i ringraziamenti a coloro che l'hanno sostenuta, dalla famiglia che l'ha seguita in questa lunga avventura costantemente sino agli amici. Tutto quello che riuscirò ad ottenere da adesso in poi, termina, sarà anche per merito vostro. Intanto la macchina del concorso non si ferma e fervono i preparativi per le due serate di diretta, alla guida delle quali torna dopo tanti anni di assenza Fabrizio Frizzi. La regione Emilia-Romagna sarà rappresentata da quattro candidate. Nel poker Veronica ci sarebbe stata benissimo.